domenica 5 settembre 1982. Goodwood, pochi chilometri dalla costa meridionale dell'Inghilterra. Manca meno di un chilometro al termine della prova su strada che assegnerà il titolo di campione del mondo, e a giocarselo ci sono lo statunitense Jonathan Bowyer, seguito da un drappello composto tra gli altri dal suo connazionale Greg LeMond, dall'irlandese Sean Kelly, dall'olandese Joop Zoetemelk e dall'azzurro Giuseppe Saronni. La rampa che porta al traguardo è il teatro di una delle azioni più belle e più intense della storia del ciclismo. Mancano 200 metri all'arrivo e Giuseppe Saronni, in cerca del riscatto dal secondo posto dell'anno precedente a Praga, lasciò il mondo a bocca aperta con quella che è entrata nella storia come la fucilata di Goodwood. Ecco che scatta Saronni! È scattato Saronni! Ecco che sta per apparire sull'ultima curva! Saronni è solo! Saronni campione del mondo! Saronni campione del mondo! Saronni campione del mondo! Milanese di Buscate, classe 1957, Saronni è stato il classico enfant prodigio del ciclismo. Fin da giovanissimo, infatti, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un campione. Dopo una lunga serie di successi, a soli 19 anni nel 1976 partecipò ai Giochi Olimpici di Montreal nella prova dell'inseguimento a squadre su pista, per poi approdare al professionismo pochi mesi dopo, nel gennaio 77, a meno di 19 anni e mezzo. Nella stagione del debutto ottenne il secondo posto del trofeo Laigueglia, ma il primo grande successo di Beppe Saronni arriverà due anni dopo, nel 1979, quando, a 21 anni e 8 mesi, si aggiudicò il Giro d'Italia. Sua carriera decollò. Prima di conquistare ancora la Corsa Rosa nel 1983, ha scritto il proprio nome nell'albo d'oro delle classiche più prestigiose al mondo, tra le quali una Freccia Vallone, una Tirreno Adriatico, un Giro di Svizzera, per poi proseguire con i successi in maglia iridata sui traguardi del Giro di Lombardia e della Milano-Sanremo. Corridore completo e schivo, mai sopra le righe, che non corse mai il Tour de France, ha legato la propria storia al Giro d'Italia, in cui vinse complessivamente 24 tappe. Praticamente su ogni terreno, in volata, in salita, cronometro, ma il capolavoro della sua carriera rimane quello scatto secco, deciso, l'unica fucilata che ci ha fatto sorridere e urlare di gioia.